Salve a tutti Watchkebari, io sono Super Geomaster e benvenuti in un video di Five Nights at Freddy's, il primissimo capitolo del 2014. Ok, ma perché sono su FNAF 1? Ieri c'è stata l'anteprima di Five Nights at Freddy's, il film, e da domani, dal 2 novembre, sarà in tutti i cinema del mondo. E quindi ho pensato, l'ho visto sul grande schermo con molti fan del film, ho fatto la recensione, però adesso mi chiedo, com'è giocare a Five Nights at Freddy's 1 dopo il film? Quindi benvenuti in questo video dove oggi proverò il gioco dopo che ho visto il film. È un'idea carina che volevo provare, ma voglio parlare degli animatronics. Ok, questa è la quinta notte, quindi naturalmente mentre parlo, ragazzi, dirò altro. Numero 1. L'animatronic che più mi ha deluso, caro Golden Freddy, non rompere le palle, è stato un pochettino Freddy Fazbear, perché Freddy non ha avuto proprio una bella parte. Cioè sì, c'era, faceva qualcosa, però non ha fatto neanche troppe uccisioni, avete capito? Freddy era lì presente, ma se è la mascotte principale non lo sembrava affatto nel film. Bonnie era un personaggio divertente, non so perché faceva delle espressioni comunque simpatiche. Ormai è diventato un meme il Bonnie Force che cade. Ecco, in origine io pensavo, perché comunque quella roba me l'ero semi spoilerata, che si trattava di Bonnie che cadeva da qualche parte, cadeva e moriva. E invece no, non me l'aspettavo che Bonnie e gli altri facevano il fortino, la tenda per lo più per Abby. Questa cosa mi ha colpito ed è stata una scena divertente, perché dovete ricordare, ragazzi, che loro sono dei bambini. Chica mi è piaciuta tantissimo. È da quando l'ho vista anche nel trailer che ho detto, ragazzi, ma è uguale ai giochi. Chica è meravigliosa. E non solo, Chica è anche l'animatronic preferito di Emma Tammy, la regista. Capito? Foxy invece è il personaggio che appare di più nel film. È quello che fa più uccisioni, è quello che ha più apparizioni, perché comunque si sa che Foxy è il preferito di molti. Però non so bene se hanno utilizzato troppo Foxy, sapete, perché Foxy c'è all'inizio, c'è sempre a metà, poi è lui che cerca Abby nella piscina delle palline e altro. Comunque, poi c'è anche Golden Freddy, è vero, Golden Freddy appare poco l'animatronic, ma non so se l'avete notato che in realtà il bambino biondo è Golden Freddy. Non ci sono le porte che si aprono e chiudono, questo no. Il ventilatore è uguale, il poster c'è, gli animatronics ci sono, il parts and service c'è. Però diciamo che hanno un po' mischiato le cose, Quando ho visto il film mi sembrava di vedere un po' il vibe alla Five Nights at Freddy's 1, Five Nights at Freddy's 3 e un pochettino anche, forse un po' anche Pizzeria Simulator, Cioè, perché comunque erano anche importanti i condotti dell'aria, se avete fatto caso. O anche, per lo più, anche Sister Location, se ci penso attentamente, Comunque sto guardando Foxy, c'è il Pirate Cove, ovvio. Anche se comunque dalla mappa del gioco si può ben capire che il Pirate Cove è molto distante, invece era attaccatissimo al palco principale. La scena dello Springlock a me è piaciuta un sacco. È stata veramente fantastica. Mi è piaciuto il fatto che William Afton non abbia urlato dalla paura e dal terrore, perché lui è un serial killer. Lui ride in faccia alla morte, avete capito? Siamo alle 2 del mattino e stiamo giocando forse leggermente male. Ok, siamo alle 3 del mattino. Sto cercando di fare le cose più giuste possibili, mi raccomando. Il cupcake è stata proprio una bella sorpresa. Non me l'aspettavo così maligno. Ed è lui a scattare la Springlock, Quello è stato particolare. E comunque devo dire che hanno dovuto ricreare un po' Five Nights at Freddy's in un lungometraggio. Immaginate se per tutto il film c'era Mike Schmidt che controllava le telecamere e andava far così da una parte all'altra. No, serve comunque una storia. Ricordate che Scott Cawthon
ci ha messo un po' la sua magia all'interno, eh. Io spero tanto di vedere un Five Nights at Freddy's 2, il film, perché ci sono tante cose in ballo. Non vedo l'ora anche di fare un video dove vi spiego cosa sarà per me FNAF 2, The Movie. Siamo alle 3 del mattino, ragazzi, è ancora un gioco ansiogeno. Sto cercando di parlarvi del film mentre gioco a questo titolo. Magari è meglio che non guardo tutte quelle telecamere, quindi magari facciamo solamente Freddy e Foxy, 27% bruttarella, come cosa, eh. È comunque un gioco ancora tutt'oggi bello. Peccato che forse la scritta door light, i pulsanti, anche il ventilatore, alcune cose che sono lo stesso sgranate, diciamo che si notano. Certo, ormai con FNAF at Wanted la grafica è migliorata tanto, ma vi rendete conto che il prossimo anno, nel 2024, farà 10 anni? E lì, ragazzi, servirà sicuramente la bomba. Sono certo che arriverà, eh. Comunque, gente, non c'è nessuno qua, eh. Non sto controllando anche Bonnie e Chica, anche se comunque è rischiosissimo farlo. Secondo me FNAF 1 non è invecchiato. È ancora un gioco pauroso, è un gioco che ti fa rimanere attaccato allo schermo, che ti piace, ma con queste musiche di sottofondo che sono veramente inquietanti, eh. Sì, ammetto che il videogioco è più spaventoso del film, ed ecco perché comunque io spero che FNAF 2 sarà un pochettino più creepy. Sì, poi ma lo sarà soprattutto perché là ci sono i Withered animatronics, eh. Poi c'è pure Puppet. Puppet è un personaggione. Davvero, non sto scherzando. Ok, ciao Chica, arrivederci. 7% di batteria, non ce la facciamo. Però è comunque divertente ritornare su questo gioco, maremma di quella santissima. Allora, io aspetto, Non vado nelle telecamere. Aspetto che Bonnie se ne va via, grazie. Freddy si è mosso, adesso si è mosso. Questa è la notte 5. Comunque, tanto perdiamo lo stesso, no? Vero? Ok. Ah, è un po' in ritardo, Cioè, è arrivato allo 0%. Non si erano spente le luci. È strano giocare a questo titolo, che ci ho passato tanto tempo. Ho vinto! Ci ho passato tanto tempo. Però è particolare, giocarci dopo aver visto un film. Ce l'ho fatta, Mike Schmidt, evviva, che bello. Non ha mai ricevuto questa roba in realtà nel film. Non importa, grande Mike Schmidt, ti vogliamo molto bene, signor Pita di Hunger Games. Quindi andiamo a farci adesso anche la sesta notte, ragazzi. Freddy non è venuto, come nel film. Freddy fa poca roba, anzi per lo più l'unica scena, oh mio Dio, è quando Max viene tranciata in due da Freddy. Oppure adesso sta anche diventando una sorta di meme, quando William Afton viene preso dagli animatronics e Freddy fa il suo urlo di potenza assoluta. Comunque, sesta notte, 90% di power. Ricordo di quando guardavo gli youtuber cimentarsi su questo gioco. Mamma mia, mamma mia, gente. Io in realtà non so proprio come, cosa ne pensano gli youtubers del film di FNAF. E prima Foxy stava canticchiando, e se non lo sapete, il dorodom-dom-dom-dodom, anche si sente nel film, è di Kellen Goff, cioè uno dei doppiatori più famosi della saga di Five Nights at Freddy's, e ha fatto Foxy. Ora, io non lo so bene chi ha fatto il Daradam Dam Dam in questo gioco, penso che era Scott. Però particolare che non hanno chiamato il doppiatore di Foxy, che sta in Ultimate Custom Night e negli altri giochi, Però sì, era Kellen Goff. Già, non l'ho capito, l'ho scoperto soltanto leggendo Wikipedia. Ho avuto problemi a non guardare YouTube, perché per via degli spoiler avevo sempre paura di rovinarvi la visione del film. Allora, soltanto tramite immagini e titoli mi sono spoilerato la Spring Lock, cosa che comunque era ovvia che c'era. Il cameo di Matt Pat,
è la presenza di Balloon Boy, ma entrambe le cose mi hanno trollato, perché numero uno, la scena dello Springlock non me la immaginavo così, cioè, dura e straziante da vedere, per quanto comunque era realistica, perché William Afton non ha urlato dalla paura, ma proprio no. Madpat pensavo che era una guardia notturna o per lo più un poliziotto, amico di Vanessa, e no, lavorava alla caffetteria di Sparky. E Balloon Boy pensavo, ecco, alla scena post credit ci mostrano la pizzeria di FNAF 2. No, Balloon Boy è una piccola statuetta. Carina come cosa, eh. Però il film di FNAF, seppur non era horror, mi ha davvero lasciato a bocca aperta per tante cose. Seppur è vero che non è un film perfetto, eh. E cerchiamo di concentrarci un bel po', eh. Torniamo, ragazzi, nel mood di FNAF. Allora, io ci controllo sempre Freddy e Foxy in continuazione. Per Bonnie e Chica non serve, basta soltanto guardare le luci. Ciao, bellissima. E ciao anche a te, wow. Come state? Dai, questo voglio farlo. Ok, via te. E via anche te, perfetto. Freddy sta ancora fermo. Freddy non ci... Perché Freddy non arriva, scusa? Perché lo sto guardando tanto. Mamma mia, Chica. No, magari c'è Bonnie, eh. Sì, qua Bonnie e Chica sono attivissimi in questo gioco. E sono anche curioso di vedere come sarà Jeremy Fitzgerald, perché sicuramente non richiamano Josh Angerson per farlo. No, non credo. Magari forse lo danno a Markiplier, eh? È probabile, perché Markiplier doveva apparire a inizio film, era la guardia notturna che moriva. Però poi lui non ha potuto perché è impegnato con il suo film, Iron Lung, se si chiama così. Ora non ricordo, eh. Ok, perfetto. Vedete, ragazzi, che comunque sto giocando bene, seppur comunque sto parlando un casino, perché è anche un pochettino una challenge, eh. Ce la fa Super Geomaster a completare anche la notte 6 di FNAF 1 mentre parla del film e dice robe? Sì. Comunque non penso ci sia mai stato un Five Nights at Freddy's in cui davvero le telecamere le devi guardare tutte, eh. Perché qua no. Qua no. La maggior parte te ne puoi fregare. In FNAF 2 basta soltanto che guardi il music box. In FNAF 4 non c'è nulla. In Sister Location c'è soltanto nella Custom Night, però non più di tanto. Forse UCN, però dipende dagli animatronics che usi. Oddio, quasi quasi. Forse FNAF 3. Perché comunque devi cercare lo Spring Trap nelle telecamere, eh. Non saprei. Allora, mi sa che non ce la facciamo, ragazzi, eh. Mi sa che non ce la facciamo qua. Eh sì, no, qua no. Qua lo si perde. Allora, prima ho vinto, eh. Prima l'ho vinta, vediamo un po', eh. Ok, Freddy mi sta guardando. Molto, molto inquietante. Il nostro Freddy Fazbear's. Freddy non mi sta più guardando. Questa musica non so se l'ho sentita nel film, eh. Quella che fa. Ciao Bonnie, arrivederci. Ok, Bonnie, dovresti andartene, per favore. Grazie. Né Fox e né Freddy sono venuti, perché li sto controllando sempre. Io torno sempre. Ciao, arrivederci. Ok. Vediamo un po' com'è andata. Vediamo, ok, si sentono i passi di Freddy. Freddy è già arrivato. Mi sa che qua ci becchiamo il jumpscare, ragazzi, però va bene, dai, vediamo un po' com'è. Oppure no. Oppure sì. Non lo so. Oh mio Dio, bro! It's me qua? Grande! Sì, non fa più paura come tanto tempo fa. Beh, dai, non male. E quindi questo è tutto per il video dove ho deciso di giocare al primo Five Nights at Freddy's originale dopo aver visto il film. E sì, io sono comunque contento di averlo visto in anteprima con ragazzi della mia età, ragazze, non c'erano bambini e c'erano anche cosplayer. Questa è una cosa molto importante. E ditemi nei commenti se avete apprezzato anche voi Five Nights at Freddy's il film. E
se avete visto la mia recensione che è uscita ieri sera. Ciao ragazzi e buon voyage! Presto arriverà un video dove vi dirò ciò che voglio vedere in Five Nights at Freddy's 2, The Movie.